In punta di piedi. Shh. In punta di piedi, il cuore che batte. Bernardo e Clara si tuffano nella notte. Lei fluida, lui leggero, attraversano il corridoio nero. Ed è proprio così che inizia questa avventura, l'avventura di Bernardo e Clara, che in una notte molto molto buia attraversano questa grande selva domestica, la casa dei nonni. È il proprio buio che la fa da padrone, il buio che vediamo spesso in queste illustrazioni, nere, blu, sono illuminate soltanto da una lieve luce argentea, probabilmente la luce della luna. Bernardo e Clara devono muoversi in silenzio, non devono farsi scoprire dai nonni. E così scivolano furtivi per le scale. E poi cosa fanno per nascondersi? Si mimetizzano. Guardate un po', Clara si è nascosta esattamente vicino a un vaso. Sì, la sua camicia da notte è proprio della stessa fantasia del vaso. Quasi non la vediamo. E lo stesso fa Bernardo. Si mimetizza e si nasconde con la tappezzeria della casa. Troverete spesso questo gioco nelle illustrazioni. Dovete proprio divertirvi a cercarli. Guardate bene perché loro spessissimo si nascondono. Anche perché in questa avventura notturna incontrano veramente delle strane creature. Degli elefanti in salotto? Oppure delle tigri in cucina? Eh sì, ma sarà mai possibile? Eppure qua tutto sembra possibile, sembra davvero la quotidianità di questi nonni. E in questa avventura Bernardo e Clara continuano, fino quasi ad uscire in giardino. E in giardino che incontrano? Addirittura un serpente che li aiuta. Farà loro da scaletta per fare in modo di poter tornare nel letto, in punta di piedi, in maniera che il nonno e la nonna non si accorgano di nulla. Ma si saranno mai mossi veramente?